Buonasera, molte notizie clamorose nel giorno della cattura e della morte di Gheddafi. Parto però da una notizia dell'ultima ora. È l'attuale vice direttore della Banca d'Italia, il nuovo governatore, è Ignazio Visco, nome a sorpresa. Non è Vincenzo Visco, ex ministro del Tesoro dei governi di centrosinistra. È Ignazio Visco, un nome a sorpresa, dicevo, ne erano stati fatti nei giorni scorsi tanti altri, soprattutto Saccomanni e Grilli, ma anche si era parlato di Siniscalco, di Anna Maria Tarantola. Invece alla fine è uscito il nome a sorpresa, comunicato poco fa da Berlusconi a Napolitano, che evidentemente ha espresso la sua soddisfazione, perché il nome è diventato subito ufficiale. Non che ci volesse il placet del Quirinale, ma si sa che ieri, quando si era parlato del nome prevalente di Bini Smaghi, c'era stata molta perplessità negli ambienti istituzionali e politici. Quindi Ignazio Visco è il nuovo governatore della Banca d'Italia, prende il posto di Mario Draghi. Già lunedì vedremo quello che preannuncia il passaggio delle consegne. Ma il telegiornale ovviamente inizierà con la vicenda Gheddafi. Come sempre, rivoluzioni e guerre civili finiscono quando finiscono bene per le democrazie, col sacrificio dei dittatori. Vengono catturati e subito ammazzati. Ne sappiamo qualcosa anche nella storia italiana. È successo a Gheddafi e le immagini che sono arrivate dalla Libia non testimoniano certo di un clima di pietà per i vinti. Ma così si conclude la guerra civile libica e le sacche di resistenza ovviamente subito verranno ridotte al silenzio e inizia la vita della nuova Libia. Per quanto riguarda l'Europa però invece nuvoloni pesanti, perché il vertice di domenica rischia di andare verso un clamoroso fallimento, tant'è che da fonte tedesca si dice facciamo subito un altro vertice dopo quello di domenica, mercoledì, per arrivare a un accordo sul piano anticrisi, un piano che in questo momento è in alto mare, praticamente sono d'accordo, e neanche del tutto, soltanto Francia e Germania. E poi ovviamente parleremo delle cose italiane. Perché? Perché l'Italia è un problema nel problema, torna a essere un malato nell'ambito dell'epidemia europea, perché lo spread, il famoso spread tra buoni del tesoro decennali italiani e bund tedeschi è tornato sopra quota 400, nonostante l'intervento della Banca Centrale Europea che ha comprato i nostri buoni. A questo punto evidentemente la situazione si è fatta molto grave e d'altronde la nostra borsa è quella che ha perso di più in una giornata comunque negativa con tutti, per tutti, perché ci sono i problemi per le banche ancora una volta. È tutto il solito discorso dell'impianto europeo finanziario che scricchia. Poi però ci sono altri fatti. Berlusconi dice ai suoi teniamo duro fino a gennaio e poi a quel punto non si possono più fare le elezioni anticipate e andiamo dritti fino al 2013 e chissà che non ribaltiamo la situazione. L'opposizione ovviamente pensa esattamente il contrario, sia che deve vincere sia che si deve votare nel 2012, ma c'è la grana di che fare col Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo che, come si è visto, cresce continuamente e rischia di compromettere le speranze del centrosinistra, visto che sta fuori dai poli, fuori dai blocchi. E poi una notizia che vi diamo, che abbiamo verificato: Massimo D'Alema indagato e interrogato nei giorni scorsi per la vicenda ENAC, per i passaggi aerei di Morichini. E questa è una notizia che abbiamo attinto poco fa. Come vedete ci sono tante cose, vediamo i titoli. A Sirte, la fine di Gheddafi, catturato, ferito, ucciso dai ribelli. Era rifugiato in una buca. Un video ritrae prima lui ferito e poi un altro, il corpo esposto alla rabbia e all'infierire dei suoi nemici, mentre un ragazzo mostra la pistola d'oro dell'ex Reis. La sua morte segna ovviamente la fine della guerra civile libica. Una fine inevitabile, dicono in molti, come fu quella di Saddam, come fu quella di Ceausescu e prima di loro, del resto, quella di Mussolini. La fine di tutti i dittatori, il dubbio rimane. Il termine di un regime deve necessariamente associarsi all'eliminazione del dittatore?
Il vertice europeo di domenica potrebbe risolversi in un fallimento, al punto che si è deciso da parte tedesca di proporne un altro tre giorni dopo, mercoledì. Il piano anticrisi annunciato in grande spolvero da Francia e Germania non è pronto. I 27 non sono d'accordo su nulla. E in Italia tornano le nubi in borsa e soprattutto sui mercati finanziari, con lo spread tra Bund e BTP a quota 400 sul decreto sviluppo del governo. Sono poi le ore in cui è venuto fuori il nome del nuovo governatore di Banca Italia, a sorpresa l'attuale vice direttore Ignazio Visco. Ma Berlusconi vuole tirare dritto, il Premier suona la carica ai suoi deputati, resistere fino a gennaio, così eviteremo il voto anticipato e andremo avanti fino alla scadenza naturale della legislatura. Possiamo farcela, a patto che si cambi nome, PDL non funziona più. Ma le opposizioni dicono andiamo subito a votare, basta con tutte queste figuracce. Ma per Bersani ora c'è un problema in più, si chiama Beppe Grillo. La sua lista, dopo quello che è successo altre volte, ha fatto perdere il centrosinistra anche in Molise. Brutta sorpresa per Massimo D'Alema, il presidente del Copasir, indagato dalla Procura di Roma per la vicenda dell'ENAC. D'Alema è già stato ascoltato dai magistrati 2 settimane fa per chiarire le circostanze di 5 passaggi aerei di Morichini. Buonasera, molte notizie importanti, ma la più importante ovviamente è quella che riguarda Gheddafi e la fine della guerra civile in Libia. La notizia è arrivata all'ora di pranzo in Italia. È stato fermato, è stato catturato Gheddafi. No, è ferito. No, è ucciso. Erano tutte e tre vere in sequenza, come purtroppo è stato possibile ricavare anche dalle documentazioni visive. Non me ne andrò mai, morirò qui come un martire. Lo aveva gridato al mondo in questi mesi Muammar Gheddafi e il cerchio della sua vita si è chiuso a Sirte, dove era nato. Da tempo ormai la città era sotto assedio, oggi finalmente l'annuncio della sua caduta. Subito si diffondono le prime voci incontrollate. Nella trappola è caduta la preda più preziosa. Il Reis è stato catturato, insieme al figlio Mutassim e all'ex ministro della difesa. Gheddafi è ferito gravemente. Questo video, trasmesso per la prima volta da Al Jazeera, dimostra che il Reis è stato preso vivo. Lo vedete mentre viene trascinato a bordo di una camionetta sanguinante. La ricostruzione dei fatti del governo libico è questa. Gheddafi avrebbe tentato una disperata fuga dalla città insieme agli ultimi fedelissimi, con un convoglio di 7 SUV diretto a sud, verso il deserto. La NATO rivendica oggi di aver fatto fuoco sul convoglio, senza sapere, dice Bruxelles, chi ci fosse a bordo, perché l'uccisione di Gheddafi non è mai stata tra gli obiettivi della missione. I rivoluzionari del Consiglio Nazionale Provvisorio vogliono tutto il merito dell'azione. Avrebbero fatto fuoco sui veicoli. 2 vetture, tra cui una Toyota verde, sono state bloccate. Sulla Toyota c'era Gheddafi, ha tentato di scendere, forse di trovare un ultimo rifugio in questo tunnel ai lati della strada. I rivoluzionari gli hanno sparato addosso, colpendolo alle gambe, all'addome e alla testa. Un ragazzino di 20 anni adesso si vanta di avergli portato via la pistola d'oro che mostra a tutti come il suo trofeo e racconta che Gheddafi ha implorato i suoi inseguitori di non sparare. Il Reis viene caricato su un pick-up che parte in direzione di Misurata, ma sarebbe morto durante il tragitto. Adesso il suo corpo, esposto prima alla rabbia dei suoi nemici e poi alle telecamere, riposa in una moschea nella città martire della guerra. Questa è la verità che racconteranno in Libia i libri di storia e poche ore dopo Gheddafi muore anche il figlio e delfino Saif, anche lui in fuga da Sirte. A Sirte Gheddafi era nato 69 anni fa, da qui era partito per la conquista del potere assoluto che aveva esercitato sul suo paese per 42 anni, fino a febbraio quando a Bengasi era cominciata la rivolta. L'ultima volta che era comparso in pubblico era stato a giugno in una surreale partita a scacchi con il presidente della Federazione Internazionale, un russo. Poi era scomparso. Chi lo dava in fuga nel deserto, chi a cercare protezione presso i Tuareg, chi già scappato in un altro paese africano. Ma la sua voce aveva continuato a risuonare nei messaggi inviati dalla clandestinità. Combattete, resistete, aveva gridato ai suoi. Io non vi abbandonerò. E nel suo paese è rimasto fino alla fine. È surreale, ma dovremmo darvi conto delle parole di soddisfazione degli uomini politici europei e internazionali. Stasera parla anche Obama. Soddisfazione è una parola che evidentemente stride molto con la notizia di una morte. Ma questo è il destino dei dittatori nel momento in cui i loro regimi vengono schiacciati, soprattutto quando perdono contro le forze democratiche.
le democrazie sanno quanto ingombranti possono essere i dittatori deposti, ma non eliminati. Ed è per questo che la loro sorte sempre è segnata. Ne sappiamo qualcosa, evidentemente, anche noi dalla storia italiana. Tutti lo sapevano e tutti probabilmente speravano che andasse proprio così. Per scrivere la parola fine sulla guerra civile in Libia bisognava catturare Gheddafi. Meglio morto però, un cadavere in più da esporre senza rispetto, come trofeo e come simbolo della fine di un'era, e un dittatore in meno, con tanti, troppi segreti da seppellire velocemente insieme con il suo corpo senza vita. Una nuova pagina di storia con un epilogo già visto. Come la fine di Nicolae Ceaușescu, dittatore rumeno in fuga con la moglie Elena da una rivoluzione violenta che rovesciò il suo regime nel dicembre del 1989. Catturati da poliziotti che li tennero in macchina per molte ore in attesa di capire quale fazione politica prendesse il potere, furono consegnati all'esercito, processati da un tribunale volante militare e condannati a morte dopo appena 55 minuti di camera di consiglio con l'accusa di genocidio. Il plotone d'esecuzione sparò oltre 100 colpi, ma ricevette l'ordine di non colpire il volto del dittatore per lasciare il cadavere riconoscibile. Esattamente 17 anni dopo, l'impiccagione di Saddam Hussein segnò la fine di un altro capitolo sanguinoso di storia. All'alba del 30 dicembre 2006, il dittatore iracheno fu portato al patibolo e la sua esecuzione, ripresa con un telefonino da uno dei suoi giustizieri. Lo scherno e l'oltraggio cui venne sottoposto prima dell'esecuzione scatenarono polemiche e condanne in tutto il mondo. Anche per questo motivo, 5 anni dopo, 1 maggio 2011, foto e immagini dell'uccisione di Osama Bin Laden sono rimaste segrete per decisione del presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che aveva seguito in diretta video dalla Casa Bianca l'azione dei Navy SEALs nel covo pakistano del leader della rete terroristica di Al-Qaeda. Sembrava una mossa opportuna per evitare l'ira del mondo islamico e rispettare la morte, anche quella di un terrorista sanguinario. 5 mesi dopo, oggi, le immagini terribili provenienti dalla Libia hanno riportato indietro le lancette della storia, indietro per noi italiani fino ad aprile del 1945, fino a Benito Mussolini appeso a testa in giù a piazzale Loreto, perché i dittatori non possono sopravvivere ai loro regimi. Aggiungiamo soltanto una cosa, che le immagini documentano inequivocabilmente che le ferite di Gheddafi non erano così grave da averne provocato poi la morte. È stata una vera e propria esecuzione, e almeno non vergogniamoci di raccontarlo. Barack Obama proprio in questo momento ha detto la sua: è la fine di un doloroso capitolo. Queste le prime parole dell'intervento del capo della Casa Bianca. Ma noi che lasciamo la guerra di Libia, che forse, anzi quasi certamente, si è conclusa oggi, andiamo a una guerra economica, quella che ci riguarda direttamente, perché l'Europa, a 3 giorni da un vertice decisivo in piena crisi finanziaria, appunto economica, con la Grecia ancora sigillata dallo sciopero generale, scopre di essere in disaccordo su tutto, e il rischio del fallimento di domenica è tale che da parte tedesca si dice: facciamo subito, 3 giorni dopo, un altro vertice per chiudere la partita. Quando si dice la toppa è peggiore del buco, Francia e Germania neanche 10 giorni fa avevano annunciato: al vertice europeo del 23 ottobre sveleremo ai partner il piano anticrisi da portare al G20. Ma col passare delle ore si scopre che Parigi e Berlino arriveranno al summit senza essere d'accordo sui dettagli fondamentali del piano. E questo mentre ad Atene infuria la protesta di piazza. Oggi ci è scappato anche il morto. A Bruxelles gli ispettori europei della Troica svelano il loro rapporto allarmante sulla Grecia. Dobbiamo dargli soldi, dicono, ma la situazione finanziaria del paese è estremamente preoccupante. E a Berlino? A Berlino ormai si dice chiaramente: mettere intorno ad un tavolo nel weekend i 27 capi di Stato non è stata una furbata. Anzi, per arrivare ad un risultato ci vorrà un secondo vertice europeo, forse già questo mercoledì, come chiede la Germania. Il tanto osannato asse franco-tedesco non è quindi così compatto come vuol far credere, quando c'è da decidere come deve funzionare il famoso Fondo Salva Stati europeo, la ciambella di salvataggio da lanciare agli stati in difficoltà.
L'attuale salvagente è forte di 440 miliardi di euro, ma non bastano, soprattutto nella prospettiva di lanciarlo per mettere in sicurezza il traballante debito pubblico di Italia e Spagna. Angela Merkel propone: aumentiamo il fondo, certo, ma usiamolo come se fosse una polizza assicurativa. Se uno Stato fallisce, si rimborsano i possessori di titoli di Stato, ma solo nella misura del 20, massimo 25% delle perdite. Insomma, una franchigia. Il neopapà Sarkozy vorrebbe invece che il nuovo fondo salva Stati diventasse una banca che prende in prestito soldi dalla BCE e li gira agli Stati in difficoltà che non riescono a finanziarsi vendendo buoni del tesoro. E poi, se la Grecia andrà in bancarotta, il fondo potrà aiutare le banche maggiormente esposte con i BOT greci, che, guarda caso, sono per lo più francesi. Alla cancelliera questo meccanismo non piace. Già non digerisce che la BCE compri BOT italiani e spagnoli per calmierare i tassi di interesse, ma il suo timore, o meglio quello dei suoi elettori, è che alla fine della fiera un maxi fondo salva Stati possa far perdere ai BOT tedeschi la blasonata AAA, dando così ragione a chi pensa che abbandonare il marco per l'euro sia stata una fregatura. Ma quel che è certo è che, nonostante la BCE abbia acquistato anche oggi i nostri buoni del tesoro decennali, il famoso spread, il differenziale tra il coefficiente loro e quelli dei Bund tedeschi, è tornato sopra quota 400. È allarme rosso, quindi, per i nostri buoni, ma soprattutto allarme rosso evidentemente per il sistema Italia. Non è stato un caso. Ritrovarsi oggi con lo spread di nuovo galoppante verso i massimi è un segnale, perché se è un termometro di rischio, e lo è, allora è chiaro, è lui che torna a bussare alla porta. Eloquenza dei numeri. Oggi al rendimento del titolo di Stato tedesco, che frutta un solido ma modesto 2%, bisognava aggiungere un bel 4%, per un totale che ha superato il 6%. Tetto psicologico importante che si rompe. Oltre il 6 c'è la terra di nessuno e al 7%, dice la storia, è scattata la richiesta di aiuti da parte di Grecia, Irlanda e Portogallo. La banca centrale ha comprato i nostri titoli anche oggi, routine, ma se la scossa è forte, forse non basta più. La Grecia fa male, ma l'algebra dei terminali, secondo gli esperti, oggi si è intrecciata anche con l'estenuante balletto sulla Banca d'Italia. Un debito pubblico fragile ha bisogno di una vigilanza perfetta e i pasticci sui nomi, alla fine, sono stati anche questi misurati dai mercati senza indulgenza. C'è poi un effetto Francia. Sarkozy vive ore di felice paternità, ma il resto è complicato. Da quando Moody's ha minacciato la pagella di Parigi, una prima della classe, è arrivato lo stress. Spread ai massimi e dubbi sulle banche. Quelle francesi con quelle tedesche, con la Grecia sono le più esposte, ma anche le nostre, se l'accordo non si trova, sono legate a doppio filo a un sistema di cui, e si torna allo spread come il cane che si morde la coda, pochi si fidano. Così, sebbene si ridimensionino le cifre di una ricapitalizzazione di settore europea, dai 200 miliardi si scende infatti a 70-90, la paura resta. E da noi i tre titoli più tartassati sono quelli delle regine del credito, Intesa, Montepaschi e nemmeno a dirlo Unicredit, che oggi ha perso quanto guadagnato ieri, quando sembrava essere rimasta indifferente ai suoi guai milionari con il fisco. Milano ha ceduto quasi il 4%, Francoforte e Parigi meno e Atene ha chiuso con il segno più. Per speculazione o incoscienza, vallo a capire, ma il tempo passa eppure sembra di stare ancora all'inizio di agosto. E ha contribuito anche l'incertezza sul nome del governatore della Banca d'Italia, sull'uomo che prenderà il posto di Mario Draghi e che, come si sa, assurge al ruolo di Presidente della Banca Centrale Europea. La notizia è arrivata 10 minuti fa praticamente, che sarà Ignazio Visco, attuale Vice Direttore Centrale della stessa Banca d'Italia, uomo che è lì da 40 anni, quindi una scelta indubbiamente interna, il nuovo governatore. E questo è un fatto che vedremo tra pochi istanti. Ma prima c'è un altro dato che segna la giornata politica ed economica. Infatti Berlusconi ha parlato con tutti i suoi deputati riuniti e ha detto: la nostra strategia è questa, dobbiamo assolutamente durare fino a gennaio, perché a quel punto poi non ci sarà più il rischio di elezioni anticipate, tiriamo dritti fino al 2013 e siamo forse in grado di rovesciare la situazione. Obiettivo 2013, Berlusconi indica i suoi la meta. Possiamo farcela, li rassicura emotiva durante la riunione dei deputati PDL a ora di pranzo alla Camera. Ho la stessa voglia di fare combattere di 20 anni fa, garantisce il Premier. Andiamo avanti fino a dicembre. Poi è il calcolo, seppure non motivato, del Presidente del Consiglio. Le elezioni anticipate non saranno più un rischio. Faremo le cose che vogliamo e ci presenteremo al Paese con straordinarie riforme. Nel 2013 potremo vincere, io ci credo.
Cambiamo nome al partito perché PDL non emoziona, faremo un opuscolo sulle tante cose fatte, annuncia facendo sembrare al contrario di preparare il voto anticipato. All'uscita i parlamentari raccontano di un Berlusconi tonico e ottimista come non si vedeva da tempo. Con l'UDC la vittoria è più che certa, è stato un altro argomento. Il miele per attirare i centristi era legge elettorale, cambiamola per introdurre le preferenze come vuole Casini e disinnescare la mina referendum. La stessa carica, i deputati cercano di suonarla prima di Berlusconi il segretario Alfano. Superare il Rubicone di gennaio, la sua parola d'ordine, il metto, maschera antigas e stiamo in Parlamento almeno con uno più di loro. La battaglia è per durare, basta missioni, tutti precettati e presenti, incalza il capogruppo Cicchitto. Ma i malesseri, tra peone se non, si fanno sentire. La paralisi del governo, quel decreto sviluppo che non decolla e probabilmente tramonterà. Non faremo un solo provvedimento, ma varie misure, ha già ammesso Berlusconi. Che durante la riunione, in risposta a chi si lamenta per le ultime nomine governative, spiega che quel Giuseppe Galati, per esempio, lo doveva per forza fare sottosegretario, perché gli garantiva 3 voti, oltre al suo quello di Baccini e Saglia. E a chi ancora protesta parla addirittura dell'esistenza di un impegno scritto per la nomina firmato da Denis Verdini. Altri non apprezzano le nuove barzellette, gli ennesimi accenni al bunga bunga e alle cene eleganti. Mi hanno accusato di tutto tranne che di essere gay, ironizza il Premier. In 171 parlamentari di maggioranza, poi, e tra loro 40 su 59 deputati leghisti, firmano un documento anti-Tremonti in cui si chiede di recuperare fondi per la sicurezza. Certo non bastano a compensare i tagli delle manovre estive e i 60 milioni promessi da Maroni dopo la guerriglia di sabato a Roma. Tra i malpancisti ci sono ancora quelli di Forza Sud di Micichè, cui oggi si sono sommati a formare un gruppo autonomo. Quelli del PID, i popolari Italia Domani e del ministro Romano. Chiedono risorse per il Sud. Se le risposte non arrivano, io so che arriveranno. Sono convinto che arriveranno perché altrimenti, certo, diventerà molto pesante per noi poter continuare a sostenere un governo che non dà le risposte. E a sera arriva anche l'appello degli antideclinisti e antitremontiani. Rischiamo l'alternativa a morire di inedia, firmato tra gli altri Brunetta, Carfagna, Cicchitto, Crosetto, Formigoni. Già, ma poi è arrivata appunto anche l'altra notizia, quella della scelta di Ignazio Visco. Sarà lui il successore di Mario Draghi alla guida della Banca d'Italia. È arrivata, doveva arrivare questa mattina la scelta di Berlusconi, è arrivata soltanto in serata. Pochi minuti prima delle 19, Berlusconi e il sottosegretario Gianni Letta salgono al Quirinale, pronti a fare il nome del nuovo governatore di Banca Italia, a sorpresa quello di Ignazio Visco, nomina interna vice direttore generale, smentite le voci di un ulteriore slittamento della decisione circolate per tutto il giorno a Montecitorio. Ci aveva pensato Umberto Bossi in realtà ad annunciare che questa sera sarebbe arrivata la fumata bianca del Premier. Farà il nome stasera, dice il leader leghista ai cronisti dopo un lungo vertice a Palazzo Chigi, senza sciogliere il rebus, a parte negare l'ipotesi della new entry nella rosa dei papabili di Anna Maria Tarantola, l'altro vice direttore generale di Banca Italia. A parole sue, testuale, cazzate, ha detto Bossi. Al termine del colloquio il Quirinale si limita a registrare in una nota che il capo dello Stato ha ricevuto Berlusconi, nulla di più ufficialmente, perché le regole prevedono che Berlusconi mandi una lettera con il nome al comitato di Banca Italia, che deve dare un parere per legge non vincolante. Il capo dello Stato ha voce in capitolo, naturalmente, perché spetta a lui varare il decreto di nomina, ma Napolitano ci tiene alle procedure, già ieri aveva invitato Berlusconi a pensarci su e poi a fare il nome. Un nome che assicura autorevolezza e autonomia, fanno sapere dal Quirinale. Il groviglio che si era creato preoccupava molto il Presidente ed evidentemente anche la Banca d'Italia, che mentre Berlusconi lascia il Quirinale fa uscire il proprio malcontento ufficioso per come è stata gestita la partita della nomina. La cronaca della giornata racconta le difficoltà. Berlusconi e Gianni Letta hanno riunito Tremonti, lo stesso Bossi, il ministro dello sviluppo economico Romani e segretario del PDL Alfano, per trovare una via d'uscita rispetto ad una situazione incartata. Il veto di Tremonti sul direttore generale di Banca Italia, Fabrizio Saccomanni, l'ostilità del Colle, del governatore uscente Draghi e di mezzo PDL sul nome di Vittorio Grilli e l'autopromozione forte del terzo candidato, Lorenzo Binismaghi, che da mesi minaccia di non mollare il suo posto nel board della BCE, come promesso da Berlusconi a Sarkozy. Un groviglio poco maneggevole, diventato esplosivo alla luce dell'irritazione del presidente francese, che reclama per il suo paese la poltrona di Binismaghi.
Draghi, con l'argomento forte che la Francia non può non avere un suo uomo nel board della Banca Centrale Europea e che pacta sunt servanda. Il tutto a 3 giorni dal Consiglio Europeo, nel quale Sarkozy ha minacciato di sollevare la questione BCE contro l'Italia. E questo è il quadro nel quale Berlusconi, di rinvio e rinvio, è dovuto arrivare alla proposta. Un nome che era circolato nelle varie rose delle scorse settimane, poi tornato coperto mentre salivano le quotazioni di Binismaghi, sul quale però pesava la possibilità di dimissioni a catena nel direttorio di Banca Italia. Difficile misurare le reazioni, compresa quella di Binismaghi, e le conseguenze della nomina. Tremonti avrebbe preferito altro e non è servito a convincerlo neppure una coda di colloquio con il premier a Palazzo Grazioli, reso più difficile dall'incrocio con l'altra partita, quella sul decreto sviluppo, non a caso rinviato con annullamento del Consiglio dei Ministri di domani. Eppure però da parte degli ambienti vicini a Tremonti si ricorda che è stato proprio Visco, l'uomo di raccordo, l'interlocutore per il tesoro dentro la Banca d'Italia, e viene fatto rilevare dagli ambienti vicini a Tremonti che il futuro governatore è stato spesso relatore dei dibattiti organizzati dall'Aspen Institute italiano, del quale proprio Tremonti è presidente. Insomma, non è detto che poi questo nome, a sorpresa, perché non era nella rosa di ieri sera, tanto per intenderci, non sia poi la classica quadratura del cerchio. Sicuramente, permettetemi di ricordarlo, non è milanese, non è lombardo, anzi Ignazio Visco è nato a Napoli, forse Bossi da questo punto di vista non è stato accontentato, ma napoletano sicuramente sì, e dal Quirinale si fa trapelare una certa soddisfazione per una scelta che, se non è stata guidata, sicuramente è stata ben accetta per il capo dello Stato. E le opposizioni? Le opposizioni, di fronte a tutte queste incertezze e a queste difficoltà per il governo, ovviamente spingono per il passaggio più veloce e traumatico, cioè le elezioni anticipate nella prossima primavera. Ma c'è un problema che è riemerso ancora una volta dal voto regionale in Molise. Il disturbo obiettivo, anche se del tutto legittimo, delle liste del Movimento 5 Stelle, insomma quello vicino a Beppe Grillo. Dice Beppe Grillo, e nel Partito Democratico un brivido corre lungo la schiena. Alle regionali dello scorso anno in Piemonte, di 4 giorni fa in Molise, i voti raccolti dal Movimento 5 Stelle hanno fatto perdere il candidato del centro-sinistra. Lunga vita politica a Grillo, visto che il 95% dei suoi elettori sono voti sottratti alla sinistra. È l'augurio interessato di Berlusconi, una valutazione che dalle parti del PD hanno ben presente. Nei sondaggi la creatura politica del comico genovese veleggia intorno al 4% a livello nazionale. Un dato che il segretario democratico sa di non poter sottovalutare. Conti alla mano, in caso di elezioni senza grillini, il centro-sinistra metterebbe a rischio un'eventuale vittoria. Il movimento contiene elementi di cui siamo intenzionati a tenere conto, ragiona Bersani. Io intendo confrontarmi con tutti. Da Grillo per ora nessuna apertura al dialogo. Da sempre si tiene distinto e distante dai partiti dell'opposizione, in particolare dal PD, spesso oggetto di suoi furibondi attacchi. Per Bersani il dossier 5 Stelle non sarà dunque di facile gestione, soprattutto perché c'è da tenere aperta la porta a Casini. Per gli ex popolari del PD è impensabile chiudere all'UDC e presentarsi alle elezioni solo con Di Pietro e Vendola. Il segretario dunque si trova tra l'incudine grillina e il martello dei moderati. Certo è che se si votasse in primavera il nodo andrebbe sciolto al più presto. La presenza del Movimento 5 Stelle infatti potrebbe essere determinante anche per le primarie. Quello che Bersani ha ben chiaro è di non voler fare la fine di Prodi e della sua coalizione ingovernabile. E c'è un'altra notizia che certo non sarà accolta positivamente negli ambienti del centro-sinistra e soprattutto del PD, perché è arrivata la conferma poco fa, ve l'ho anticipata prima ed era nei titoli del nostro giornale, ora viene confermato: D'Alema è indagato a Roma ed è stato interrogato 2 settimane fa per la vicenda ENAC. La notizia fa rumore, Massimo D'Alema è indagato dalla Procura di Roma. Il presidente del Copasir, ex presidente del Consiglio, tra i più autorevoli esponenti del PD, è stato già ascoltato 2 settimane fa dai pubblici ministeri Ielo e Cascini, che indagano sulla vicenda delle tangenti ENAC.
D'Alema è stato chiamato a chiarire davanti ai magistrati le circostanze di 5 viaggi aerei effettuati con la Rotkoff, la compagnia aerea low cost di Viscardo Paganelli, che a D'Alema sarebbero stati regalati da Vincenzo Morichini, l'intermediario presidente della Fondazione Italiani Europei, a sua volta indagato nell'inchiesta sulla gestione dei servizi aerei per l'isola d'Elba. Si tratta di voli decollati da Roma, Bari e Lamezia Terme, inizialmente rivelati in un rapporto della Guardia di Finanza effettuati nell'estate e nell'autunno del 2010. Uno di questi voli era diretto a Foligno. D'Alema era andato a sostenere la campagna elettorale della governatrice dell'Umbria, Catiuscia Marini. L'audizione si è svolta in un clima sereno. Abbiamo fornito ogni chiarimento, ha detto al nostro telegiornale il difensore di D'Alema, l'avvocato Luongo. L'inchiesta più ampia sulle presunte tangenti legate all'ENAC era esplosa nel giugno scorso dopo l'arresto per corruzione e frode di Viscardo Paganelli, l'imprenditore del settore aeronautico titolare della Rotkoff, arresto in cui a Paganelli era stato contestato il pagamento di tangenti per almeno 200.000 euro. Tra i beneficiari delle dazioni Enzo Morichini, agente assicurativo molto vicino a D'Alema, e Franco Pronzato, ex responsabile trasporto aereo del PD ed ex consigliere d'amministrazione dell'ENAC. Secondo le accuse avrebbero diviso una tangente da 40.000 euro versata da Paganelli per ottenere più rapidamente il certificato di abilitazione aerea alla sua società. Dopo poco più di 3 mesi tutti gli indagati hanno chiesto il patteggiamento, mentre il filone dell'inchiesta sulle tangenti prosegue e promette nuovi sviluppi. Oggi in una buona parte dell'Italia centrale c'è stato un fortissimo nubifragio e quello che non si poteva immaginare è che la si sarebbe buttata anche questa storia in politica. Fuori piove, dentro ci si scalda. È l'intervento del deputato PD Enrico Gasbarra, già presidente della provincia di Roma, che imputa il disastro della mattinata ai tagli agli stanziamenti agli enti locali ad innescare la miccia. E se è normale che avvenga questo, non entro nella polemica della gestione di un'amministrazione di colore diverso dal mio, ma entro sulla riflessione che credo il Parlamento debba fare quando delle manovre finanziarie taglia i fondi alle amministrazioni comunali e quindi rovina la vita delle persone fino alla morte con una semplice pioggia. Immediata e dura la replica del capogruppo della Lega Reguzzoni, questo è un intervento di sciacallaggio, parole ferme anche perché nel tutti contro tutti che alleggia di questi tempi in Parlamento, la Lega stessa aveva espresso poco prima delle perplessità sulla richiesta del sindaco di Roma Alemanno di chiedere lo stato di calamità per la città colpita dal nubifragio. Rispetto a tutti gli altri comuni, Roma gode già di fondi straordinari, ma di certo la capitale i soldi ce li ha. Il problema è che li usano per fare i festival del cinema, faceva sapere sempre Reguzzoni. La giornata dunque si snodava tra un botto e risposta a causa maltempo e tagli quando uno scatto felino di un altro deputato del PD movimenta l'aula. Questa volta ad animare il dibattito è lo scambio sempre tra un deputato PD e un leghista, ma sull'omofobia. Stavolta via Twitter, sul social network Ferrari, avrebbe postato un messaggio che dava dell'omofobo al collega Polledri. Il leghista, quello che aveva chiesto il divieto dei baci gay in TV e all'ora di cena e aveva apostrofato pesantemente la deputata disabile Leana Argentin, raggiunge nei banchi dell'opposizione il deputato PD Ferrari. È questione di minuti, un vivace scambio di idee. Mi hai dato del malato, dice Polledri. Gli ho dato dell'omofobo, replica Ferrari. Un altro deputato del PD, Giachetti, teme che la situazione possa precipitare e si lancia a portare via il collega del carroccio. Fuori intanto ha smesso di piovere. Allora si è parlato di un Super Mario, Mario Draghi, che guiderà, come si sa, la Banca Centrale Europea, un altro Super Mario, Mario Monti, così venne chiamato quando era il commissario all'economia dell'Unione Europea e ospite tra poco di Lilli Gruber in 8:30. Ci fermiamo. Allora, fatemi ancora ricordare che oggi, che è una giornata storica, quella della cattura e della morte di Gheddafi, è una giornata storica anche per un altro paese, la Spagna, perché l'ETA, l'organizzazione terrorista basca, ha annunciato definitivamente la rinuncia alla lotta armata. Vi lascio a Lilli Gruber, che ha ospite Mario Monti, e poi c'è Piazza Pulita con Corrado Formigli, tra gli altri ospiti ci sono Giorgia Meloni e Maurizio Landini. Buonasera, domani.